Pace e bene a tutti. Siamo al secondo giorno della novena, seconda tappa nel cammino verso la festa di Padre Pio da Pietrelcina. Ieri la festa dell'esaltazione della Santa Croce indicava proprio il cammino dei santi, la via della croce, una via gloriosa che Padre Pio ha percorso con tutto se stesso, con tutto l'amore verso Dio e verso il prossimo. E proprio al secondo giorno della novena incontriamo la Vergine Maria. Ringrazio il fratello Padre Francesco Di Leo, rettore, che ha introdotto così bene questa giornata e che ci fa comprendere come in realtà la vita dei santi ripresenta la vita di Cristo. Nella vita di Padre Pio troviamo la vita di Gesù ripresentata nel tempo. E se entriamo nella casa di Nazareth, noi troviamo la quotidianità di Gesù, la quotidianità di Maria, e vediamo come Gesù si è preparato alla sua missione, a percorrere con tutto se stesso la via della croce fino al Calvario, fino al mistero della redenzione, proprio nella sua quotidianità. E allo stesso modo Maria, il grande momento della sua offerta sull'altare della croce è preparato dalla quotidianità di Nazareth. E la Vergine Santa oggi ci porta proprio nella vita di Pio da Pietrelcina, che nella sua Nazareth, a Pietrelcina, inizia il cammino della sua trasfigurazione proprio con le prime lotte, con le prime battaglie contro il male. Anche lui deve percorrere la via della croce, rinnegando se stesso. E il Signore gli insegna che tappa dopo tappa arriverà al momento della stigmatizzazione, diversi anni dopo, nel 1918, il 20 settembre, quando inizierà proprio la grande missione universale di Padre Pio. Ma tutto questo ha una preparazione. Come Gesù si è presentato, si è preparato con Maria per 30 anni a Nazareth, nel silenzio, nel nascondimento, lavorando il legno, pregando, offrendo al Padre nel silenzio del cuore, anche Padre Pio è preparato dallo Spirito Santo a vivere il suo percorso di fede. E oggi entriamo proprio in una delle pagine della biografia di Padre Pio. La troviamo proprio nei cenni biografici, ma Padre Pio, dopo diversi anni, la ricorderà ancora in una lettera scritta alle sorelle Campanile proprio nel 1922, nel novembre del 22, quando lui ricorderà proprio quegli anni in cui da giovinetto è stato chiamato dal Signore. E lì lui ha una visione. Mentre è dilaniato, da una parte, dice lui, mi attraevano le forze del mondo, mi attraeva ancora la vanità di questa terra e di questa vita terrena, c'era una voce che mi chiamava alla santificazione, una voce che mi chiamava a offrirmi completamente al Signore nel servizio alla Chiesa e nella vita consacrata, nella vita sacerdotale. Padre Pio sente dentro di sé gli innocenti amori della sua adolescenza che lo attiravano e anche la forza che lo attirava verso Cristo e verso l'offerta di sé. È il momento della vocazione di Padre Pio, la sua chiamata. Anche lui è stato uomo e anche lui ha imparato da Gesù a lottare per difendere il primato di Dio nella sua vita. È proprio questo quello che ha condotto Padre Pio ad essere il santo che noi veneriamo oggi, la decisione per la totalità per Cristo, essere pienamente decisi per Gesù, per tutto il suo amore, per tutto quello che lui ci ha donato sulla croce con la sua risurrezione che noi accogliamo nel battesimo. E proprio all'inizio del suo percorso, dice Padre Pio, racconta di essersi trovato proprio accanto in una visione, mentre lui era giovanetto, un personaggio di rarissima bellezza, è Gesù, splendente come il sole, che lo porta in un'aperta campagna
e in questa campagna vede uno spazio che divide due schiere di anime, due schiere di persone. Da una parte splendidi personaggi, lui dice bellissimi nelle loro vesti, nel loro aspetto, e dall'altra parte una schiera di anime di orrido aspetto, molto scure. E al centro, proprio di questa campagna, si presenta un personaggio di orrido aspetto, molto alto, tanto che la sua testa toccava le nuvole del cielo, e colui che gli era a destra gli dice: «Ti conviene combattere contro di lui, vieni con me». Chi è questo personaggio con le splendide vesti? È Gesù, e lo vede proprio nelle vesti della sua gloria, lo vede come trasfigurato, come i tre apostoli Pietro, Giovanni e Giacomo lo vedono sul Tabor, e mentre è accanto a lui gli dicono: «Ti conviene azzuffarti contro di lui, vieni con me». Le parole che Gesù riporta sono proprio queste: «Vana è la tua resistenza, con questi ti conviene azzuffarti, fatti animo, entra fiducioso nella lotta, avanzati coraggiosamente, che io ti starò dappresso, io ti aiuterò e non permetterò che egli ti abbatta, in premio della vittoria che ne riporterai, ti regalerò una splendida corona che ti fregerà la fronte». Gesù gli promette una splendida corona che Padre Pio descrive così: di rarissima bellezza dopo questa battaglia. Infatti il piccolo Francesco incomincia ad aver paura, ma inizia a lottare con la forza di colui che gli stava accanto, di Cristo, e vince la battaglia. Dice infatti Padre Pio, mentre scrive, ricordando questa visione: «Vedo che questo alto personaggio, così orrido, ad un certo momento viene atterrato, viene sconfitto, perché mi getto nella lotta contro di lui e colui che mi stava accanto mi dà la forza per lottare». Vedete, le esperienze spirituali all'inizio di un cammino di fede sono un po' il DNA di tutto quel cammino. Anche nella nostra vita, quando iniziamo un cammino di fede, abbiamo, soprattutto nei primi anni, delle esperienze spirituali che dicono tutto quello che sarà il nostro cammino. Per esempio, San Paolo, la sua conversione e tutte le sue esperienze spirituali lo riportano sempre a quel momento in cui lui ha lasciato la via della persecuzione alla Chiesa ed è diventato un grande apostolo. Allo stesso modo per Padre Pio. Questa battaglia spirituale con cui inizia il cammino, quella contro le vanità del mondo, per intraprendere il cammino, dicono che tutta la sua vita sarà un cammino di battaglia in battaglia, contro le forze del male. Sappiamo quanto Padre Pio è stato osteggiato dal demonio, e non soltanto da nemici visibili, ma anche da quelli invisibili. Continuamente ha dovuto lottare per dare a Dio gloria con la vittoria. E questo dice anche a noi cristiani, che siamo chiamati a combattere. Un cristiano, quanto più ha una fede viva, tanto più è consapevole che ogni giorno lo aspetta una battaglia contro il male. E vedete, anche il piccolo Francesco si sente impaurito di fronte a questo misterioso personaggio. Deve combattere e vede che è molto più grande e più forte di lui. E vedete, anche noi abbiamo tante volte tante paure. Abbiamo paura di soffrire, abbiamo paura di lottare contro il male, abbiamo paura anche del futuro, abbiamo paura di tante forze del male o anche tante incombenze della vita. Abbiamo paura anche di morire. Ci sono tante paure che impediscono all'uomo di camminare in una fede autentica che ti dice: cammina, lotta, perché accanto a te c'è Cristo. Cristo è con te e ce la farai. Infatti, nella pedagogia di Gesù verso Padre Pio, qual è il segreto che gli insegna Gesù? È quello della fiducia. Gli dice: vieni con me, io ti starò dappresso, abbi fiducia. La fiducia in Cristo è proprio
il segreto per vincere tutte le battaglie del male. Mai indietreggiare per paura. Mai indietreggiare quando il Signore ci chiede un atto di fede in cui dobbiamo dire un sì che è più grande di noi. Mai aver paura quando la volontà di Dio ci sembra insormontabile. Molto spesso cerchiamo di salvarci con delle scelte alternative. Ma vedete, quando noi rinunciamo a lottare contro il male o a lottare per affermare nella nostra vita il primato di Dio, quella mancata battaglia diventa lotta contro il fratello, diventa guerra, diventa anche guerra contro noi stessi. Non siamo in pace, dice un salmo, nella tua volontà è la nostra pace. Di battaglia in battaglia abbiamo la corona della pace. Oggi si parla molto di guerra. Ma da dove derivano le guerre? Derivano dal fatto che non vogliamo noi combattere contro tutto ciò che dentro di noi o fuori di noi impedisce a Dio di affermare il suo primato nella nostra vita. Ci diamo molto spesso a dei primati alternativi che ci schiavizzano e non ci liberano. Gesù ci insegna tramite Padre Pio proprio a camminare nella via della croce, che è una via di battaglia. Dice Gesù: io ti starò dappresso. Tutto posso, dice San Paolo, in colui che mi dà forza. Se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Quindi mai aver paura. La consapevolezza che il Signore ci sta accanto e che non permette che siamo tentati oltre le nostre forze ci dice che in realtà la lotta tra noi e il demonio è una lotta impari. Lo spirito del male, le forze del male sono molto più forti di noi, ma con Gesù e con la vittoria della croce e della risurrezione noi possiamo vincere il male. È Cristo la nostra vittoria, è la fiducia in Lui e l'unione con Lui che garantisce che riusciremo dalla battaglia vittoriosi, perché Lui è con noi e la lotta è nelle mani di Cristo. Lui non può permettere ciò che è più grande di noi, ciò che ci può atterrare. Invece, molto spesso pensiamo che il mondo, o anche noi stessi, la nostra vita, soprattutto quando le cose ci vanno male, non sono nelle mani di Dio, ma sono nelle mani addirittura del destino. Il destino non esiste. Esiste invece la volontà di Dio che permette o meno determinate prove per rafforzarci nella fede. Non siamo nelle mani del demonio, come qualcuno insinua molto spesso. No, non è vero. Siamo nelle mani di Dio. La tentazione che abbiamo nella prova è quella di farci pensare che noi siamo nelle mani delle forze del male. Non è vero. È Dio che gestisce la nostra vita. Se ci affidiamo a Lui, non abbiamo da temere. Vedete, anche Gesù sulla croce ha avuto questa tentazione. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma vince il Signore stesso questa tentazione sulla croce quando nell'ultima sua parola dice: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. La prima lettura di oggi ci dice che il Signore ha lottato nel suo Getsemani. La lettera agli Ebrei riporta proprio la lotta di Gesù: con forti grida e lacrime supplicò il Padre per essere liberato dalla prova e fu esaudito per la sua pietà, fu esaudito per il suo pieno abbandono al Padre. Questo è il segreto. Quando siamo attanagliati da una prova, quando siamo attanagliati da una forte tentazione, abbandoniamoci fiduciosamente nelle mani del Padre, che è Padre, e quindi nella sua stupenda paternità non permetterà che soccombiamo. E così Padre Pio lo costringe alla fuga. Vedete, ne parlerò anche domani, uno degli aggettivi che viene riportato in questo racconto di Padre Pio più spesso è proprio bello. Corona di rarissima bellezza. Gesù, uomo di rarissima bellezza, e anche le persone che fanno parte di questa schiera sono rivestite di una bellezza indicibile. Chi sono queste schiere di anime? Sono proprio gli angeli, come Padre Pio comprenderà,
vestiti della bellezza di Cristo. Questa rarissima corona di rara bellezza viene posta sul capo di Padre Pio, ma Gesù gli dice: adesso ti viene tolta, te ne sarà data una ancora più grande se nel cammino della tua vita non indietreggerai mai quando dovrai affrontare il nemico. Oggi vogliamo chiedere al Signore di percorrere la via della croce, via della lotta, via della bellezza. Più lottiamo, più con Cristo vinciamo, più vinciamo, più la bellezza di Cristo rifulge anche sul nostro volto. Oggi accanto alla Madonna, ai piedi della croce, vogliamo guardare il volto di Padre Pio. Su di lui brilla il volto di Cristo risorto, ma ogni raggio di luce che troviamo su questo volto, che attirava tante foglie a San Giovanni Rotondo, tanti vedevano lui, vedevano Gesù, perché il tutto era frutto di una grande battaglia continua e di una vittoria continua contro le forze del male. Oggi chiediamo a Padre Pio di far brillare la luce del volto di Cristo anche sul nostro volto.